Il largo successo conseguito in casa della capolista Sporting San Salvo ha dato ulteriore slancio allo United Cupello, che non ha avuto grossi problemi ad archiviare anche la pratica incoronata, costretta ad inseguire sin dalle battute d'avvio. Per la truppa di Mister Di Francesco è stata la conferma di uno strepitoso momento di forma che, se gestito adeguatamente, può portare a traguardi ambiziosi. L'incoronata, relegata nelle retrovie ma con un potenziale in grado di effettuare una repentina risalita della classifica, riesce a resistere soltanto 10 minuti prima di subire il primo rovescio dell'anticipo causato da Tartaglia, che sorprende Padoan con un beffardo piazzato dalla traiettoria imprevedibile. I ragazzi di Mister Budano non sembrano particolarmente scossi dal passivo iniziale e lo dimostrano cominciando ad insidiare incessantemente la retroguardia rosso-blu, pur senza impensierire oltre il dovuto il seminoperoso Cilli, che al 16° blocca il fendente di Trentino e subito dopo osserva con apprensione la conclusione ravvicinata di Verrone, che si alza sul fondo. Al 22° l'estremo di casa blocca senza patemi il destro dal limite di Teti. La frazione si ravviva in chiusura, dapprima con il tentativo di Priolo, bloccato in scioltezza dal portiere rossoblù, mentre dall'altra parte i ragazzi di Giuseppe Di Francesco sono oltremodo cinici, visto che al secondo tiro di rilievo all'indirizzo della porta aragonese vanno al raddoppio. La marcatura prima del riposo è griffata da Zara, puntuale allo stacco aereo sull'ottimo traversone al centro di Pardi. Il doppio vantaggio alla fine della prima frazione mette al riparo il rossoblù di casa da possibili ribaltoni, che in effetti non ci sono affatto nella ripresa, con lo United che anzi prende decisamente il sopravvento ed è l'unico attore protagonista della frazione. All'ottavo Tartaglia crea qualche problema a Padoan, costretto a rifugiarsi sul fondo. Al 13° è Pardi a cercare la percussione, ma colpisce malamente da due passi, vanificando l'ottima sventagliata di Tartaglia. I rossoblù insistono all'attacco e al 17° è l'attivissimo Tartaglia che cerca stavolta invano di fare un nuovo scherzetto all'estremo ospite, costretto a capitolare tre minuti dopo ad opera di Zara, che firma la sua doppietta personale scavalcando in corsa il malcapitato Padoan con un beffardo pallonetto che si infila nel 7. Incoronata ormai in balia dell'avversario, che intensifica il tiro al bersaglio anche grazie all'ingresso di Oreste Di Francesco, che darà in chiusura il suo personale contributo per arrotondare il punteggio. Torniamo intanto al 23° quando Marchesani chiude il triangolo con Mirolli, ma calcia centralmente sull'estremo vastese. Al 32° si fa vedere il neoentrato Stefano Di Francesco, che cerca di intervenire sul cross teso di De Filippis, ma non si coordina al meglio per la stoccata ravvicinata. Al 39° si fa vedere Oreste Di Francesco, che crea qualche problema a Padoan, punito per la quarta volta dallo stesso bomber presidente dello United, che va a bersaglio al minuto 43 quando sfrutta l'invito di Mirolli e anticipando anche Memmo gonfia il sacco. Nelle battute conclusive l'11 di casa potrebbe rimpinguare il risultato in diverse occasioni. Al 44° Padoan si salva alla meglio sulle conclusioni ravvicinate di Marchesani e Mirolli. Quest'ultimo poi si rammarica qualche secondo dopo per una clamorosa opportunità fallita sull'esterno della rete. Prima del triplice fischio ci riprova anche Oreste Di Francesco, ma il risultato rimane fissato sul più che soddisfacente 4-0 per i rossoblù. Mister Di Francesco, prova di maturità della sua squadra oggi meno arrembante del solito, se vogliamo più cinica, dove ha rischiato praticamente niente in difesa, prova di maturità dopo anche la vittoria in trasferta contro la capolista. Sì, abbiamo fatto una gara direi con una interpretazione molto significativa. Nel senso che i ragazzi sono stati esemplari tatticamente, hanno applicato la lettera quando abbiamo preparato questa gara. Faccio i complimenti all'Incoronata, che ha giocato veramente bene, mi è piaciuta sul piano dell'aggressività e sicuramente faranno bene nel proseguo del campionato. Noi ecco, stiamo vivendo un momento abbastanza positivo, per cui i ragazzi stanno interpretando alla lettera, come dicevo poco fa, quando, il lavoro della settimana, per cui e faccio i complimenti a tutti, perché ecco, dal primo all'ultimo, anche chi viene in panchina dà il proprio contributo, quindi è molto significativo questo. Gli acquisti del mese di dicembre, gli ultimi arrivati, si stanno dimostrando all'altezza? Sì, sono tre ragazzi molto validi e quindi noi eravamo consapevoli di questo, li ringraziamo per aver scelto la nostra società, per essere qui con noi. E quindi stiamo facendo bene, perché poi il gruppo c'è, si divertono, insomma ecco, il clima è molto sereno, è abbastanza positivo tutto questo, perché poi alla fine è un gioco, quindi ci divertiamo con questi ragazzi che ecco, stanno bene con noi, quindi è una cosa molto significativa e positiva.